Per una banca come la nostra, che è una banca rete, quindi è una banca fatta di promotori, la comunicazione è vitale, perché noi facciamo proprio della vicinanza al cliente, della relazione, dell'interazione costante sul territorio, la nostra value proposition. In particolare in questi momenti di grande difficoltà economiche e finanziarie, comunicare costantemente con i nostri uomini e le nostre donne di rete, ma anche con i nostri dipendenti e con i nostri clienti, è il modo di differenziarci da un mercato che tende proprio nei momenti di difficoltà a mettere un po' la testa sotto la sabbia. Quindi è una comunicazione che deve essere costante, coerente tra i diversi pubblici e i diversi mezzi, è una comunicazione che il più possibile deve stare con il naso incollato all'attualità, ma anche con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte per nuove prospettive e nuovi orizzonti di crescita. Secondo lei quali saranno le sfide della comunicazione interna nel 2012? Io sono molto incuriosito da un trend che osservo con parecchia curiosità, che è il ritorno al fisico. In qualche modo pensavamo che con la crescita dei nuovi media, dei social network, di internet, delle mail, la relazione fisica tra persone sarebbe un po' venuta a meno. Sto incontrando proprio in questo periodo grande necessità invece di vicinanza fisica e sono curioso di vedere come evolverà il paradigma verso un modello che integrerà i nuovi media con il media più classico dei media, che è l'incontro fisico e il confronto fisico tra le persone. Come percepiscono la comunicazione interna i vostri dipendenti? Per loro la definirei un pallone d'ossigeno in un momento dove la realtà è molto spesso caratterizzata da una forte pressione lavorativa, dove tutto sommato il mood, il clima complessivo è un mood dubbioso, pieno di scetticismi e di timori per le prospettive e per il futuro. Comunicare in modo costante, trasparente e paritetico con i dipendenti è un modo di, da una parte, tranquillizzare loro sul fatto che il mondo non sta chiudendo e che loro fanno parte di un settore, di un paese che ha ancora enormi potenzialità di crescita. Dall'altra parte aiuta ad uscire da questa pressione quotidiana su risultati, operatività e di avere un po' di prospettive su quello che è il destino collettivo di un'azienda e di un gruppo.